Dal mio insediamento ho chiesto alle strutture del Ministero di impartire specifiche indicazioni a tutti i gestori stradali e autostradali finalizzate ad alzare gli standard di sicurezza delle infrastrutture e a rafforzare la qualità e la quantità dei controlli. Per quanto riguarda il sistema viario ligure basato essenzialmente sulla rete autostradale, segnalo che nello scorso mese di gennaio ASPI ha presentato un programma di ispezione delle gallerie esistenti lungo tutte le tratte da essa gestite e da attuare nel corso del 2020, come richiesto dal MIT. È stato immediatamente segnalato più volte e ribadito al concessionario che il contenuto del programma ispettivo presentato doveva ritenersi integrativo e non sostitutivo delle attività che lo stesso era tenuto ad espletare in forza della circolare ministeriale del 67 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali. Nel periodo di lockdown le attività di verifica sono proseguite, subendo tuttavia un rallentamento a causa di alcune misure di contenimento del Covid. A partire dal mese di maggio, ASPI ha provveduto ad accelerare le attività di verifica occupando porzioni maggiori di sedime autostradale e disponendo la chiusura temporanea di talune gallerie per l'effettuazione degli interventi. Al fine di ridurre i disagi per l'utenza derivanti dall'attività ispettiva, il Ministero ha immediatamente avviato in costanti interlocuzioni con il concessionario per individuare, d'intesa con la Regione e con gli enti locali, le modalità ottimali di espletamento della stessa. Per le medesime finalità, la circolare del 7 luglio con la circolare si è provveduto ad impartire indicazioni aggiornate sulle ispezioni che, senza incidere in alcun modo sulla validità dei dati rilevati, consentono di ridurre al minimo i tempi di intervento grazie all'utilizzo di moderne tecnologie di indagine quali il georadar e il laser scan e pertanto di ridurre i disagi per l'utenza. Inoltre è stata prevista la possibilità di attivare da parte dell'autorità prefettizia un apposito tavolo di coordinamento per il monitoraggio. Sulla base delle iniziative assunte dal Ministero sarà possibile ultimare entro questa settimana le verifiche e i lavori su 34 gallerie ed effettuare entro la prossima settimana le verifiche strumentali sulle residue 50 gallerie, consentendo pertanto già nei prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità sulla rete autostradale.